Raga, ma gli è cresciuto un terzo occhio! Che hai fatto? Raga, ma è partito da solo! Scusi signore, sto gatto è suo? Oh mio Dio! Talking Juan, dove hai lasciato il mio Happy Meal? L'ho messo proprio dietro di te! Raga, è vero, è qui! Grazie Juan! È inutile che mi ricopri, non ti ascolto. Ciao Juan. Oggi siamo qua per aprire gli Happy Meal di Juan e Talking Poo con l'RTX. Io direi di partire da Talking Juan, che come vedete non è proprio molto messo bene a livello di occhi. Quindi direi di partire assolutamente dal suo Happy Meal. Ragazzi, dentro l'Happy Meal c'era un cubo. Io direi, facciamolo girare e vediamo che cosa punta. Lo lasciamo qua. Punta 3. Ok, sta puntando 3, quindi lasciamolo così. Ho preso anche una candela perché Talking Juan ha il suo gemello cattivo, che potrebbe entrarmi in casa sotto forma di spirito. E voglio vedere se si illumina questa candela che trova gli spiriti quando c'è. Dentro, ragazzi, c'era anche questa bambola, che è la bambola maledetta di Talking Juan, direttamente connessa con lui, e possiamo stregarlo tra poco. E poi abbiamo anche del cibo, oltre l'occhio di Juan. Lo abbiamo direttamente da dentro l'Happy Meal. Vedete che è il suo, ha cambiato colore perché è un po' vecchio, ma è suo, io non lo tocco, tenetevelo. Abbiamo qui dentro anche un panino mangiato, benissimo. Tra l'altro questo è McDonald's e dentro c'è la roba del Burger King, perché si fanno concorrenza, lo sappiamo tutti che nel mercato nero vendono cose che non ci incastrano. Guarda, tutto mangiato, se lo sarà mangiato lui, Talking Juan, per trasformarsi orribilmente. Io direi di andarlo a provare, vediamo di che cosa sa, ragazzi. Siete pronti? Lascia un pace iscritto entro i prossimi 3 secondi, oppure Talking Juan verrà a mangiarti stanotte. Io, ragazzi, lo provo. Questa volta non ha nulla di strano, per fortuna. È un normalissimo hamburger. Potrebbe essere fatto con qualcosa che non è il pollo, ma non me ne frega perché per ora è buono. Ragazzi, ma prima puntava 3, adesso punta 5. Io lo lascio qua. Si è cambiato da solo. Ragazzi, ho finito il panino. Io direi di andare a vedere la prossima cosa che c'è, che sono le patatine. Guardate come sono. No, qua c'è ketchup umano però, ragazzi, qua sono sicuro che quella roba lì, guarda, sembra il condimento classico del mercato nero. Potrebbe anche essere semplicemente una cosa per farci paura. Che c'è? Perché mi guardi così, scusa? Che c'è? Perché mi guardi così? Cosa c'è? No, dai, di nuovo no però, Ma cos'è sta cosa? Io, ragazzi, penso che abbia qualche collegamento. Secondo me prima o poi qualcosa succede, perché è impossibile che uno continui a stare bene e continuo a sanguinare dagli occhi. Non è normale sta cosa. Io direi di andare a provare le patatine e vedere che cosa c'è dentro, se questa roba è veramente ketchup umano o se questa volta invece è ketchup normale. Anche queste sono normalissime patatine. Direi che è strano, no? Per una volta ci hanno dato l'Happy Meal a modo. Ragazzi, ma ha cambiato, si è accesa la luce, quindi vuol dire che c'è qualcuno adesso. Si è accesa effettivamente, quindi, ragazzi, qualcuno c'è effettivamente. Io direi, prima di provare anche la Coca-Cola, aspetta, anzi, la provo subito. Non è successo niente per fortuna. Adesso direi, proviamo a parlare con Talking Juan e la sua aia, la sua bambola maledetta, così almeno possiamo vedere se ha degli effetti su di lui. Talking Juan, la riconosci? Ma come hai fatto qui la mia bambola maledetta? Corta, innanzitutto parla più piano perché non ti si capisce così. Seconda cosa, questa, sai perché ce l'ho? Innanzitutto perché me l'hai data tu nel tuo Happy Meal. Seconda cosa, con questa io posso farti fuori se fai qualcosa che non va, hai capito? Non farò mai niente di male, non ti preoccupare. Beh, questo lo vedremo, Talking Juan. Questo lo posso... Che hai fatto? Raga, ma è partito da solo. E non ho neanche toccata questa. Hai ammazzato Juan. Scusate, la devo riavviare un attimo, perché se no non ci possiamo più parlare con Juan se lui continua a stare ammazzato. Guardate com'è diventato. No, raga, l'Happy Meal è cambiato con lui. Ma che cavolo, l'Happy Meal è cambiato e questo segna 6 adesso. Cosa significa questo? E chi ti pensi di prendere in giro, che io ho questa bambola e ti posso far fuori in qualsiasi momento? Perché io sono il re di termini, punto, e se quindi posso venire quando voglio. Ah sì? E allora sai che ti dico, che io ti faccio così, guarda. Vediamo cosa succede. Guarda! Cosa succede? Sta parlando! Oh! Ragazzi? Ce l'abbiamo fatta! Adesso dovrebbe tornare normale lui, no? Hai ammazzato Juan! Però questa volta è la versione punto X!
dovresti tornare normale adesso, dovrebbe tornare tutto come prima. Va riavviata tutte le volte perché sennò ragazzi non funziona il trucco. Adesso che la riavviamo, vediamo se è tornato normale. Dovrebbe in teoria, l'abbiamo provata anche l'altra volta e ha funzionato, vediamo. No. Quindi se noi lo ammazziamo non gli facciamo più niente adesso perché è diventato indemoniato. Guardate, guarda casa sua. Ma quanto è brutta casa sua. Sembra la casa di Granny quando si arrabbiava a mille. Guarda, to mangia, non mi mangiare a me. Oh mio Dio. Raga, ho sentito un rumore. Raga, chi è quello? Chi è quello? Mi scusi signore, sto gatto è suo? È suo sto... Oh mio Dio, cosa vuole questo da noi? Dove è andato? Ma si è avvicinato e è sparito. Oh mio Dio ragazzi, ma quindi... Cioè, hai cambiato di nuovo l'Happy Meal? No, non è possibile. Dai, zitto! Mi ricopia, è orribile quando fa così. Sai cosa ti dico? Che ti sconfiggerò con un nuovo libro di Game Time che trovi in libreria nel link in descrizione. La scuola di mostri che ti aiuta a superare tutte le tue paure e tiene lontani i mostri come questo e li trasforma in questi esserini carini. Prendilo in libreria nel link in descrizione. La scuola di mostri. Ragazzi, adesso apro l'Happy Meal. Effettivamente c'è altro. C'è un cervello, lui effettivamente è uno zombie, quindi il cervello gli manca direi. E ce l'ha dato a noi. La candela si è spenta, guardate, perché effettivamente sono uscito di casa nostra. E poi abbiamo anche... che schifo. Ha rimesso di nuovo i ragni, guarda. Come l'altra volta con Masha, uguale, i ragni, sempre loro. Io ragazzi mi sono stufato però, Eva, guarda, ma che schifo è, ma è normale che si trovano queste cose qui dentro. Ragazzi, se non commentate con hashtag spider nei commenti, questi vi vengono a mangiare stanotte, però vivi. Per fortuna questi sono finti stavolta, l'altra volta me ne avevano messi veri. Sai che ti dico, io questo lo butto e torniamo a noi, Talking Juan. Perché con te non ho ancora finito, perché queste me le ero tenute apposta. Adesso segna 2 il cubo, quindi effettivamente lui cambia in base alla situazione. La vedi questa, Talking Juan? Non mi farai paura con una semplice forbice. Non mi farai paura con una semplice forbice. Beh, ma se io faccio così, vediamo cosa succede. Guardate ragazzi, sta succedendo qualcosa. Ce l'abbiamo fatta? Oh mio Dio, ma... Vecna, sei tu? Ce l'abbiamo fatta! Sei tornato normale! Perfetto, adesso io non ti tocco più. E io andrei ad aprire l'Happy Meal di Pooh. Ciao, hai rotto, Talking Juan. Sei stato fin troppo con noi oggi. Quindi questi li mandiamo tutti via e andiamo ad aprire l'Happy Meal di Pooh. Che abbiamo qua! L'Happy Meal di Pooh.exe. Vediamo come sta Pooh, ragazzi. Ha 2 occhi. Sembra che stia bene rispetto a quello che c'è nell'immagine qui. Stai bene, Pooh, allora, oggi. Tieni, Pooh, mangiati una mela. Mangiati un'altra. Ma sei... che brutto. È molto brutto. Mentre qua fa la pubblicità, andiamo a vedere cosa c'è dentro, ragazzi. Ci sono... C'è un sacchettino. Davvero, ma piano, mi sono finito tutte le patatine. Ma sono un ingordo. Vabbè, ma abbiamo il sacchettino con i nuggets, ragazzi, credo. Sono nuggets di Pooh, ragazzi. Guarda, sono nuggets di Pooh. E quello che vedete rosso è perché si sono sciolti gli occhi. Perché lui nell'applicazione ha gli occhi rossi, se lo vedete. Vedi che ha gli occhi rossi nell'applicazione? Quindi è per quello che c'è questa roba rossa dentro i nuggets. È tuo figlio. Perché tu nell'applicazione quando facevi la cacca facevi i figlioli, vero? Allora, assaggiamo e vediamo se sono buoni. Anche questi mangiati, però. Ma che servizio avete, Scusa, Pooh. E mangia anche tu. Pronto? Vai. Buono il tuo? No, Pooh. Il mio Pooh faceva schifo, Faceva Pooh. Se ti iscrivi in questo momento ne mangerò un altro per te. Sei pronto? Potrei finire all'ospedale con Pooh, Andiamo, Pooh. Che schifo però, ragazzi. Dentro l'Happy Meal c'era anche questa, che è la bambola maledetta di Talking Pooh. E la girerò, se rimani fino alla fine del video, per scoprire la sua faccia, rimani. E io la girerò e ti farò vedere la sua faccia orribile e inquietantissima. Sei pronto, Pooh? Vuoi che sperimentiamo questa? Facciamo una cosa, ti faccio giocare. Voglio provare con questo. Vediamo un po'. Bravo, Pooh! Vediamo se sono bravo. Vai, Pooh! Vai, Pooh! Dai! Ce la possiamo fare con la bambola maledetta di Pooh. Tu ci vuoi bene, vero Pooh? Vai! Al contrario, sto giocando, ragazzi. Sono un pro player. Provo l'ultima volta. Dai che sono un pro player, dai. Vai Pooh, che sei bravissimo. Guarda, la cacchina più volante del mondo sei. Più volante del mio pappagallo, che è una cacchina anche lui. Sto scherzando. Oh, a quanto sono? Sono bravissimo. 35 punti, ragazzi, non vado meglio così, Gioco meglio. Ma che è sta pubblicità orribile? Ci vogliono rovinare le orecchie. Hai sentito? No, ti faccio il bagnetto, così è tranquillo. Ma lui, perché io devo essere la bambola maledetta contro di lui che è bravo? Scusatemi, Ma non
non sembra cattivo. Guarda come dorme. Per chi se l'è perso, dorme. C'avevi qualcuno in camera, Pooh? Tieni la pizza, calmati. Ma cos'era quella pizza? Pooh, ma oh mio Dio! Non l'ho toccata, ragazzi, ha fatto da solo. La faccia della bambola era questa. E credo che sia contenta per quella fine che ha fatto Pooh. Guardate che lo guarda! Ha gli occhi fissi qui, come fa a essere contenta? E se in realtà fosse un demone assetato? Guardate. Oh mio Dio, raga, ma gli sono diventati occhi rossi. No, raga, erano diventati occhi rossi. Ciao. Oramai non ho più tante reazioni perché ci sono abituato a ste cose, ma... non è normale. Ragazzi, siamo tornati su Talking Pooh ed è diventato... Tom? Sei? Credo che tu abbia sbagliato applicazione, non sono una cacchina io. Scusa Tom, però avevo visto che facevi la puzza e io pensavo di che eri Talking Pooh. Scusate ragazzi per la gaffa, vediamo com'è diventato. Ok, sembra normale. Raga, ma gli è cresciuto un terzo occhio. C'ha il terzo occhio come nell'Happy Meal. Cosa significa questo? È cattivo adesso Pooh, ragazzi. Abbiamo Pooh orribile nell'applicazione. Come? Non lo possiamo curare noi lui. No... gli do una pizza? Gli si è tolto l'occhio, guarda. Gli si è tolto con la pizza. Però è sempre indemoniato, dai Pooh. Non devi essere indemoniato, va bene. Ti metto a dormire, sai che si fa? Dormi. Buonanotte Pooh. Ragazzi, non mi resta da far altro che bere la pozione del Burger King di Talking Pooh. E vediamo cosa succede. Ragazzi, ragazzi, ma che succede? Oh mio Dio,